Ciao cari amici del progetto Scheldius, oggi parliamo di programmazione competitiva e algoritmica, che sono due argomenti che servono a coloro che magari intendono iniziare un lavoro o fare un colloquio di lavoro come informatici, oppure partecipare a dei concorsi di informatica come le Olimpiadi universitarie, oppure alcuni tornei che vengono realizzati da grandi aziende per scovare appunto chi è più portato verso le materie informatiche. Ve ne mostro una prima di vedere il nostro esempio base, diciamo. Vi mostro, vediamo se si vede. Innanzitutto Google, ok, stavo vedendo un po' di competizioni che ci sono. Una principale è questa di Google, che prenderà a effettuare un altro manche, diciamo un'altra manche di programmazione. Vediamo sul calendario il 24, ce ne stanno due. Vediamo un attimo. Dall'1 alle 4, domenica 24, e poi c'è sempre dall'1 alle 4, ci sono due tornei. Poi il mese prossimo, vediamo, ci sarà il 22. Sempre di domenica, dalle 13 alle 16. Poi abbiamo un kickstart lungo, nel senso ci saranno più competizioni, più credo che sarà anche per come dire, con dei premi in denaro, quindi parte il 17 del 22 giugno e termina il 1 luglio. Mi raccomando, fate attenzione con gli orari. L'orario dovrebbe essere quello di Londra. Non sbagliate, perché io all'inizio ho sbagliato, pensavo che fosse l'orario degli Stati Uniti, del sud-est Pacifico. Quindi non sbagliate, e quindi questi tornei, altrimenti potete fare una brutta figura. Ok, poi a luglio ce n'è un altro, sempre quelli lunghi, che va dal 27 dal 27 dal 27 giugno al 1 luglio. No, è quello di prima praticamente. Sì, quello di prima, scusate. Poi c'è il 10 luglio, andiamo avanti, poi il 29 agosto e termina il 2 settembre. Il 21 settembre ce n'è un altro, questo è sempre quello di prima. Il 18 settembre ce n'è un altro e fino a ottobre ce n'è un altro, il 15, a novembre ce ne sarà un altro il 12 novembre, e a dicembre non ce ne stanno. Ok, questo è il calendario per il 2022, poi vedremo un po' come andrà. Ci sono diversi tornei come il Kickstart, vi ho detto. Di Google, poi si fanno diversi tornei, le Olimpiadi di informatica, le possono fare sia gli alunni delle scuole superiori, dell'università. Intanto vi faccio vedere un esempio di codice basilare, almeno per quanto concerne la programmazione competitiva e l'algoritmica.
Allora, andiamo sul nostro Eclipse. Vediamo se ce lo fa vedere un attimino. Attimino che si risolve sempre tutto. Si spera almeno. Ok. Siamo passati alla schermata di Eclipse. Ok, vediamo il nostro esempio. In pratica sono due esempi più o meno. Li ho scritti come due metodi avviati da una classe avvio che è il main praticamente. Dice, vabbè, benvenuto nel corso di algoritmica e programmazione competitiva. Poi abbiamo preso due metodi che abbiamo chiamato somma 35 futzbats. Il primo metodo è somma 35, che somma, no 35, 3 e 5. Somma, in pratica, i divisori di 3 e del 5. Noi diamo l'elenco di numeri, per esempio su 1000 numeri, dobbiamo cercare i divisori di 3 e di 5 e ne effettua la somma. Allora, abbiamo messo come tipo di ritorno long. Perché potremmo mettere dei numeri, delle cifre un po' spropositate, insomma. Abbiamo azzerato la somma, poi abbiamo fatto un ciclo che va da 3 fino al numero, che è il parametro che inseriamo. Per default sta a 30 per adesso. Quindi cicla e ogni volta che vede o il divisore di 3 o il divisore di 5 o entrambi, somma i numeri e ci ritorna la somma. Diciamo che più o meno è lo stesso tipologia di esercizio che si chiama Fitz e Batz, è un esercizio diciamo americano, è più anglofono diciamo. In pratica cosa fa? Abbiamo creato una lista di stringhe, inseriamo il numero che è il numero dei parametri, il numero delle cifre su cui effettuare la lista, ecco. Poi abbiamo creato una lista output, che in pratica è un array list, cioè un vettore di liste. E abbiamo ciclato il nostro array da 1 a n, cioè al numero. Se entrambi i numeri sono divisibili per 0, cioè divisibili per 3 e 5, scusate, non per 0. Aggiungimi all'output fits buts. Se è divisibile solo per 3, mi dai fits. Se è divisibile solo per 5, mi dai buts. Altrimenti stampami il numero. Questa è la conversione che si fa del numero, perché l'output è una stringa, quindi bisogna convertirla da intero i, e lo converte in stringa, to string. Ok, vediamo l'esempio in esecuzione. Allora, si sta aprendo la console, che non è la PlayStation o la Xbox. Ok. Allora, qui gli dà il benvenuto, questo è il risultato della somma e questi sono invece il risultato del nostro vettore, anzi no, la nostra array list che abbiamo visto prima. Ok,
1, 2, 3, divisore per 3, fits, divisore del 5, baz, no, 6 divisore di 3, 9 divisore di 3, 10 divisore di 5, il 15 invece, sia di 15 che del 5 che del 3, quindi 15 è fits, baz, e così via. Questi sono due esempi che voi possono chiedere, diciamo, a un ipotetico colloquio di lavoro in una delle grandi aziende di informatica come Google, Microsoft, Amazon, Facebook, anche quelli che fanno videogiochi, eccetera, eccetera. Ok, con questa intro veloce, diciamo, vi esorto a seguire questo nostro nuovo argomento, la nostra nuova rubrica, e punto, basta come questo. Poi, per la cronaca, se volete iscrivervi al nostro canale, potete farlo attivando, cioè, mi sto un po' impigliando, perché sto praticamente in live, anche se non si vede. Allora, vi potete iscrivere al nostro canale, attivare la campanellina, mettere tanti bei commenti, se non vi è chiaro qualche argomento, qualche cosa. Ah, e poi le Olimpiadi informatiche non si fanno solo in Java, si fanno in C, C++, in Python, in vari linguaggi di programmazione. Questo per la cronaca. Mi era un po' saltato per la mente, quindi diciamo, potete andare nella parte info del canale, dove troverete tutti i nostri social network. Potete fare anche delle donazioni tramite PayPal, Patreon, e quando facciamo gli streaming, facciamo, è un po' romano, vabbè, facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione da Pancrazio e dal progetto Ruskellius. Ciao.